In questo video vediamo come rimontare l'ammortizzatore anteriore. Come prima cosa facciamo passare il precarico. Ci aiutiamo nel centraggio con questo puntaruolo. Prima di inserire la vite, ricordarsi un goccio di lotite. Uniamo senza serrare. Andiamo a rimontare il precarico dell'ammortizzatore. Ora andiamo a rimontare il bilanciere mettendo i due rasamenti all'interno con un po' di grasso. Una volta allineati i due rasamenti, dare un po' di lottite nella vite e inserirla. Per inserire la vite usare la brugola da 8. Ora andiamo a inserire la vite inferiore dell'ammortizzatore e ricordiamoci un goccio di lotite. Per serrare la vite useremo una 14 fisso stella e una chiave a T da 14. Per serrare la vite useremo una chiave dinamometrica con un serraggio di 4,5 kg. Per serrare la vite superiore dell'ammortizzatore utilizziamo un carico di 4,5 kg. Ora andiamo a rimontare il tirante, mettendo per primo i due rasamenti dalla parte del forcellone. Ora passeremo al montaggio del tirante. Prima però bisogna mettere il teflon con un po' di grasso sul bilanciere. Mettere il rasamento in teflon sulla vite e mettere un goccio di lottite. Assicuriamoci sempre che il rasamento sia rimasto nel centro. Ora andiamo a inserire la vite del tirante anteriore con un goccio di lotite. Uniamo la vite con una chiave a T a bussola da 14. Per il serraggio della vite anteriore del tirante useremo una chiave dinamometrica con la bussola da 14, con il serraggio da 4,5 kg. Come ultima cosa andiamo a serrare le due viti del bilanciere con una chiave dinamometrica con una brugola da 8. Il rimontaggio dell'ammortizzatore è completato.